Presidente, quattro parole: amicizia, visione del futuro, cantina di Doglianova e percorsi enogastronomici. E aggiungiamo forse una quinta, l'identità. Allora, sono quattro parole importanti e determinanti. Credo che quando si nasce diciamo in questo mondo, come può essere il mio caso, io sono la terza generazione, faccio parte di questa azienda, ho iniziato prima mio nonno, poi mio padre, poi ho proseguito io, con una forte passione, un attaccamento, un amore per la terra, ma soprattutto diventare presidente di questa azienda che è stato veramente per noi il simbolo del territorio. È stato un orgoglio, un onore, anche un onere, però veramente mi sta dando grandi soddisfazioni e insieme a tutto lo staff e tutti i soci stiamo facendo crescere l'azienda in giro per il mondo. E oggi c'è la possibilità di far venire in azienda i visitatori, far conoscere il territorio, i vigneti, far respirare l'aria di cantina e l'aria di vite. E credo che sia importante perché si fa conoscere il lavoro che c'è dietro, la passione che c'è dietro un bicchiere di vino. Storia, arte, territorio è importantissimo, perché il vino non è una bevanda o un bicchiere d'acqua, il vino nasce da una serie di cose, e soprattutto se dietro c'è tanta passione e professionalità, ma soprattutto qui c'è vocazione, e la vocazione non la studi sui libri, ma la devi avere dentro, e questo è importante, e ci sta consentendo di trasmettere tante belle cose alla gente, e averle in casa e poterle raccontare sia qui e poi portarle anche nei territori in giro per il mondo, credo che ti consenta veramente di trasmettere meglio quello che si fa nel quotidiano. Però adesso sta nascendo un nuovo progetto, Tasting, che è sempre legato alla promozione del territorio e comunica territorio, quello che è l'agroalimentare in sé. Non si parla solo di vino, ma con il vino si coinvolge tutto l'agroalimentare, perché la Sardegna è fatta di mare, è fatta di terra, è fatta di agroalimentare e di bella gente. La parola contadino ha un'accezione positiva negli ultimi tempi, forse magari un po' prima no, per i nostri nonni o chi andava a scuola magari. Allora, dire contadino in passato sminuiva un po' la persona, invece ho sempre creduto che il contadino è il dottore, il medico della terra, quello che cura il territorio. E io faccio questo mestiere, l'ha fatto prima mio nonno, mio padre, io lo sto continuando con grande orgoglio. Perché essere contadini vuol dire veramente prendersi cura del territorio e far trasmettere al territorio dei prodotti, e noi ci stiamo riuscendo. Presidente, fatti un augurio. Io mi auguro che fra 100 anni si parli di quello che si è fatto in questi anni difficili, soprattutto questo anno che il 2020 rimarrà nella storia, però con il lavoro serio, duro che facciamo nel quotidiano ne usciremo e sicuramente si parlerà nel tempo di questo territorio per la qualità dei suoi prodotti. E poi quell'emozione quando eri in un viaggio e hai visto quella scritta Doglianova, qual era? Allora, diciamo che più di un viaggio, ho avuto la fortuna di andare all'estero per lavoro, soprattutto negli Stati Uniti, dove vedere nei tavoli della ristorazione, dell'alta ristorazione, il vino Doglianova desta un'emozione importante. Cos'hai pensato? Ce l'abbiamo fatta? Ho pensato che questo piccolo paese, quel sogno di 70 anni fa, a mio parere aveva portato dei risultati molto importanti e meritava veramente di poter anche festeggiare e brindare. Massimiliano, siamo passati da un rumore che raccontava una storia, la storia dell'imbottigliamento e non solo, quasi un piccolo record, quella sala lì, prova in un minuto a sintetizzarla. Ma chiaramente fa parte di uno dei tanti progetti che la cantina ha posto in essere negli ultimi anni. Abbiamo inaugurato un nuovo impianto di imbottigliamento nel gennaio 2019, e chiaramente un obiettivo importante per la nostra cantina, in quanto ci dà la possibilità di proporre i nostri vini nella veste migliore possibile, in modo tale che il consumatore finale abbia a che fare con un packaging moderno, accattivante nella sua grafica, e quindi poter dare maggior valore aggiunto ai vini
della nostra cantina che vanno a finire nelle tavole dei consumatori sia italiani che internazionali. Percorsi enogastronomici, quanto è importante per la vostra cantina ma per tutta la Sardegna promuoverli con un'idea però? Assolutamente importantissimi, perché noi riteniamo come Cantina Doria Nova che l'abbinamento cibo-vino sia un must da porre in essere sempre e comunque presso il consumatore finale. E quindi aziendalmente parlando ci muoviamo comunque per cercare di promuovere tutte quelle iniziative a favore della promozione dei nostri vini, ma come ho appena detto in abbinamento ai piatti soprattutto della tradizione gastronomica sarda. La cantina di Doria Nova è una realtà importante in Sardegna, ha 71 anni di storia, soprattutto portatore dei valori della cooperazione che qui in questo territorio del Parteola ha sicuramente attecchito, e quindi cerchiamo di portare il più possibile in avanti questo progetto di cooperazione, grazie chiaramente al lavoro che viene svolto dai nostri soci produttori e da tutto ciò che viene fatto da dipendente della cantina. Con un aggettivo, la cantina di Doria Nova è? Con un aggettivo, la cantina è una bella realtà. Suggestione di questa cantina di Doria Nova è raccontata attraverso le foto, naturalmente attraverso il vino, ma anche le storie umane che si intrecciano. Prova a riavvolgere il nastro della memoria e sintetizzi questa collettività, questa comunità, questo mini mondo che esiste nella cantina di Doria Nova. Bisognerebbe tornare indietro ormai tanti anni per questa collettività che è appunto nel 1949. Per merito di questi 35 imprenditori locali decisero di costituire questa cooperativa, senza sapere probabilmente in quel momento lì che sarebbe nata una cooperativa veramente importante per tutto il territorio regionale. Intuizione azzeccatissima. A mio avviso certamente sì, e oggi stiamo noi che siamo artefici del momento, stiamo raccogliendo anche dei frutti molto interessanti nel reparto vitivinicolo. Unisco due parole, globale e locale. E le faccio diventare glocal, che ci portano poi all'ultimo nato, You. You certamente è l'ultimo nato in cantina di Doria Nova, è un vino rosso di grande struttura che nasce dopo aver riscoperto la Barbera Sarda agli inizi degli anni 2000, perché dico riscoperta perché era stata abbandonata come lavorazione viticola perché non c'era più la redditività per il nostro socio. Abbiamo deciso appunto di rilanciarla creando in primis un vino che era il Teresici 100% Barbera Sarda, dove poi negli anni abbiamo deciso di abbinare a questo, diciamo, vitigno locale quasi, perché è diffuso solamente nell'areale del Parteole del Cagliaritano, di abbinarlo a un vino internazionale, ed ecco qui il globale, perché appunto abbiamo sposato il territorio con un vitigno internazionale per dare origine a questo grande vino che oggi sta conquistando diversi palati mondiali.